Dunque, cosa sperate di trovare qui? Dalla mappa si notano diverse strutture intorno al vulcano. Avamposti abbandonati, alcune torri di vedetta. Torri di vedetta? Avery era l'uomo più ricercato del mondo. Se si nascondeva qui, non poteva farsi sorprendere. E una di quelle torri si trova alla base del vulcano. E lì c'è il tesoro di Avery? Crociamo le dita. Vedo delle rovine laggiù. Aspetta, vado a controllare. Allora, Victor, viaggi ancora molto ultimamente? Preferisco trovare lavori lontano dal computer. Ne parlavo con Nathan. Il nostro settore si sta spostando sempre più su internet. Ora ci sono diversi modi per disfarsi di merce nascosta. Sì, certo, ma preferisco parlare ai clienti di persona, guardandoli negli occhi. E non puoi farlo chattando con un tizio sconosciuto che si fa chiamare Super Antiquario 37. Allora? Ah, niente di che. Forza, in marcia. Quante probabilità abbiamo che il vulcano erutti ora? Zero, è inattivo. È la prima cosa che ho controllato quando abbiamo deciso di cercare un vulcano. Oltre a dove noleggiare le vetture con me. Sally, mi stai dicendo che hai davvero svolto delle ricerche? Non puoi essere sempre tu, sapendo. Un ponte lo definirei il più piccolo. Dai, dai, piccola. Forza, andiamo, andiamo, andiamo! Andata! Ti prego, ragazzo, solo non farci cadere. Ehi, senti, solo non corri. Testa al centro. Si fa presto a parlare quando guidano... Tranquilli, va tutto bene. Santo cielo. Sempre più in alto. Andiamo troppo piano. Ok, ci sto prendendo la mano. Merda, merda, merda! Avanti così. Mia povera schiena. Tracce di pneumatici. Qualcuno è passato da qui. Ehi, lassù, sulla collina. Sembra una torre. Ora si ragiona. Ehi, Victor, di che parlavi con il tizio dell'autonoleggio? Ah, tuo fratello voleva un fuoristrada con Berricello. Tirato fuori i soldi per il berricello, ma hai risparmiato sulle sospensioni. Siamo sullo sterrato. Può piovere, può esserci fango. Scommetto che in questo dannato viaggio non ci servirà nemmeno una volta. D'accordo, reggete qua. Ah, no. Facci piano, ragazzo. Sì. Quindi, Nathan, tu pensi che Avery, Tew e altri grandi pirati abbiano messo insieme i loro tesori e li abbiano portati qui a questo? E chi lo sa, forse per proteggersi. Avevano le autorità britanniche addosso. Già, magari lui ha aiutato gli altri a nascondersi. Ma chiaramente non deve voler rinascondersi. Controlliamo la torre. Oddio. Messa bene, se consideri che ha centinaia di anni. Sì, queste rovine devono essere dell'epoca di Avery. Sam, guarda. È il sigillo di Christopher Condit, capitano della Fiery Dragon. Faceva base in Madagascar ai tempi di Avery. Quindi Avery avrebbe reclutato capitani pirata per usarli come vedette. Non ha senso. Ho grandi progetti per questo berricello.
Ora dovrebbe funzionare. Stai passando, eh? Più ripida di quanto sembri. Tutti pronti? Dai, prova. Si parte. Piano. Piano. Visto, Sully? Terricello, valeva la pena. È solo una collina. Non ha ancora giustificato la spesa. Per ora no, ma ha vinto una battaglia. Festeggerò alla fine della guerra. Fatevi gli occhi, signori. Wow. Spettacolare. Provate a immaginare. Siete pirati con successo, giunti fino a sfuggire all'oppressione del governo. Oh, poveri perseguitati. Loro volevano solo... Sono partiti dall'Inghilterra. Hanno raggiunto il Brasile e riattraversato l'Atlantico fino al Sudafrica. E ce l'hanno fatta usando carte, mappe e guardando solo le stelle. Ehi, stai parlando con uno che è stato in marina. Vuol dire che per noi è stato facile. A me sembra comunque troppo lontano. Ehi, Nathan, controlla quella grotta. Ah, un'occhiata a quella. Oh, merda, ferma, ferma! Li vedo. Sembrano finiti. Maledizione. Rafe e Nadine devono aver portato qui decine di uomini. Per trovare il tesoro gli basterà procedere per tentativi.
Questi pirati hanno risparmiato sulle infrastrutture. E ora come ne usciamo? Sally, comodo, vero? Non ero contrario al berricello, ero contrario a pagarlo una fortuna. Chiaro! Occhio a testa coda! Sally, quanto sei in confidenza con Nadine? Perché? Pensavo che magari potresti contattarla e convincerla a ritirare i suoi uomini. Come no? Se le diamo una fetta maggiore di Ray? No, lei non lavora così, è una di quei mercenari che pretendono il... Guardate, Shoreline. Già, sembrano fare sul serio. E sono terribilmente vicini al vulcano. Pensavo la stessa cosa, e se avessero già trovato il tesoro? Beh, stanno battendo a tappeto la zona, se lo avessero trovato avrebbero interrotto le ricerche. Sì. Sì, hai ragione. Questa cosa mi piace. Ehi, Sam, posso chiederti come trascorrevi il tempo in prigione? Leggevo. C'era una guardia. Infatti, quali libri? Di storia. Qualunque cosa riguardasse Avery e gli altri pirati. Sai, giusto. Libri a parte, facevo flessioni, fumavo, cercavo di tenermi fuori dalle risse tra bande rivali. E riflettevo parecchio. Avete visto il fumo? La Shoreline, chiamo. Sam, cosa stavi dicendo? Sì, giusto. E riflettevo parecchio. Mi alzavo. Sam, se eri amico di un secondino, perché non l'hai sfruttato per contattarci? Ci ho provato. Gli ho chiesto di spedire una lettera al fermo posto. Mai ricevuta? Perché il direttore l'ha trovata. Mi hanno testato davvero per bene. Wow! La Shoreline ha trovato qualcosa. Rallenta. Certo. Qui, da questa parte! Sanno che siamo qui. D'accordo. Ok, di cosa stavamo parlando? Giusto. Guardate, ragazzi. Cos'è? Forte. Ragazzi, vedo un'altra torre dopo la collina. Uomini della Shoreline?
Non saprei. A quanto pare siamo arrivati per prima. Diamo un'occhiata in giro e ripartiamo. Che ne dici del ponte levatoio, Nathan? È un po' fuori luogo, ma se costruisci un ponte levatoio significa che protegge qualcosa. Per esempio, un tesoro pirata? Forse. Ehi, Nathan, devi vedere una cosa. Le scale sono rotte e la manovella è inaccessibile. Prova a cercare qualcosa su cui salire. Un altro sigillo. Allora, lo conosci? Sì, sì. Anne Bonny. Navigava nei Caraibi. Pensavo fosse morta in galera. O almeno è quello che viene raccontato. Sì, come no. Avery deve aver invitato anche lei. Attento, ragazzo. Ragazzi, appena oltre il ponte c'è una torre enorme, più grande delle altre. Bingo. Sam, segna il pecato. Tutto ok? Tutto bene? Sì. Ce la fai? Ok, a tra poco. Avvicino l'auto. Non scomodatevi, Ci penso io. Sì, beh, la manovella è una sola. Sai com'è? Stai andando bene, ragazzo. Arrivino altri mercenari. D'accordo. Ora passiamo questa parte. Perfetto. L'avventura sta per finire. Dimmi quando posso riaprire gli occhi. Non per essere pignolo, ma con tutti i soldi che Avery ha speso per le torri, poteva mettere una ringhiera. Un'occhiata. Dimmi un po', quanto devi ad Alcazar? La metà. La metà di cosa? Beh, ti ho parlato solo del colpo alla casa. Che vale 400 milioni. Esatto. Se la teoria di Nathan è corretta, allora i soldi in ballo sono tutti. Avresti dovuto parlargli di $200.000. Mai direi troppi torti e reali valori dell'obiettivo. Addio.
dire il vero, non pensavo di diventare il suo socio. Siamo pronti. Si va. Niente panico. Niente panico. Di tempo! Forza, forza! Stai bene? Sono stato meglio! Tiraci fuori, ragazzo! Reggetevi! Vado dalla mia forma, grazie al Signore. Tu sei benedetta. Piano! No? Ebbene, parlerò con il mio strizzacervelli. Perché hai uno strizzacervelli? No, ma dopo questa mi servirà. Andiamo, non fatene una tragedia. Avevo tutto sotto controllo. Bene, aggrappatevi. Ah, per una volta è andata nel modo giusto. Sì, sono quasi deluso. Beh, quasi. Ora, troviamo il modo di entrare. Dobbiamo prenderci il tesoro. Sam, dammi una mano. Sì. Vediamo cosa abbiamo qui. Ah, qua dietro sembra esserci qualcosa. Sam? Sì. Diamoci dentro. Murata. Bene, diamo un'occhiata. Attento con quella roba, ragazzo. Vediamo cosa. In gioco è alta.
non vedo tesori. Ehi, ragazzi! Arriviamo! Lo spero. Tu stai bene? Sì, sì, bene. Sam? Sì, sono qui. Ehi, che fai? Cerco confermi a un sospetto. Guardate qui.